Selim, lui sì che ci capisce. Bizantini, mamelucchi, safavidi. Solo lui ha il coraggio di affrontare questi pericoli. È vero. Selim è un guerriero, come Osman e Maometto. Allora perché il sultano ha preferito un gatto a un leone? Ahmet ha lo stesso temperamento pacato del sultano. Ho paura che siano troppo simili. Se vedete qualcosa, parlate. Notizie funeste, cittadini di Costantinie. Un servitore del nostro sultano è caduto per mano di un criminale ed è stato spogliato dei suoi indumenti. Dovrete riferire di qualunque attività sospetta. Mettetela! Basta! Vergogna! Signore. No, no, lasciatelo stare! Forse farei meglio ad andarmene. Vattene via, maledetto parassita! Perché Ahmet resta in città? Sa di non essere gradito. È come una falena che gira attorno a una fiamma. Aspetta solo che suo padre muoia per poter salire sul trono. Ho saputo che ha offerto a Tariq del denaro in cambio della nostra fedeltà. Dio lo maledica! E Tariq che ha fatto? Fratelli, uno dei nostri è stato assassinato e privato degli indumenti meno di un'ora fa. L'hanno abbandonato come un cumulo di rifiuti. Occhi aperti quando vi muovete per quelle strade. Qualcuno intende colpire nel nostro nome. Dobbiamo essere pronti. Bayezid è un bravo uomo e un buon sultano, ma ha perduto l'ardore che lo ha reso grande. No, no, è ancora un guerriero. Guarda che armata ha raccolto contro Selim. Questa è un'altra prova del suo declino, combattere contro il proprio figlio. Vergognoso. Non piegare la verità per adattarla ai contorni della tua passione. È stato Selim ad attaccare il sultano. Evet, evet, ma Selim l'ha fatto per la gloria dell'impero, non per la propria. Voi obbedite alle guardie! Cosa ha detto il capitano? Combacia con la descrizione. Mi ricordava qualcuno. Tariq, un messaggio per te. Perfetto. I fucili sono arrivati in Cappadocia, dove staziona l'armata di Manuele. E i nostri uomini sono ancora con lui? Evet. Ci contatteranno quando i bizantini si muoveranno.
Li incontreremo appena saranno a borsa. Tutto va come previsto, Effendi. Evet. Per una volta. Fermatevi! Quello mi pare di più. No! Grave errore. Adesso ti ho in pugno. Dannazione. Hai una vaga idea di chi hai di fronte. Qualcuno ha visto cos'è successo? Ho molti avversari migliori di te. Arrenditi, carogna! Arrenditi, carogna! Sapete cosa fare? Occhi bene aperti! Staniamolo! Che sorte beffarda! Questo è il risultato delle indagini di Solimano. Eri in combutta coi nemici del sultano. Che cosa speravi di ottenere da tanta perfidia? La colpa è mia. Non il tradimento, ma l'arroganza. Preparavo un agguato. Intendevo colpire i templari bizantini, dove si sentivano più sicuri. Sei in grado di dimostrare quanto affermi? Guarda, qui. Questa ti condurrà dai bizantini in Cappadocia. Annientali, se ci riesci. Hai agito bene, Tarik. Perdonami. Proteggi la mia patria, assassino. Nel nome di Dio. Redimi l'onore che abbiamo perduto in questo scontro. Fermatevi, d'accordo? Ancora! Comincia ad arrabbiare! Mi sto stancando di questo uniforme. Fermatelo! Eccolo! Non voglio saperne nulla. Lì! Lì!
Aspetto strano. Sono qui, fratello! Da qui non passerai! Presto o tardi ti imbatterai in un vicolo! Lasciatemi andare! Il passaggio non trovo niente io! Mi sembri un po'... Ti prego, Dio, lasciami vivere! Qui sono fatti! Quello mi pare il bastardo non andrà lontano! Non mollare! A proposito... Dannazione, lo sto perdendo! Lasciatemi andare! Non c'entro nulla! Fuggite, salvatemi! Mio familiare, dove l'ho visto? Lo prenderemo, non preoccuparti! Presto, lo sto perdendo! Subito! Ti prego, Dio, lasciami vivere! Accidenti! Accidenti! Devo andarmene via, subito! Io ti prego, lasciami vivere, ti prego! Accidenti! Meglio svegliarsela! Per quanto... Perché? Devo andarmene da qui! Sono tutti pazzi! Accidenti! Devo andarmene via, subito! Sono affari miei! Fuggite! Signore mio, fatemi andare via! Lasciatemi andare! Non c'entro nulla! Sono affari miei! Fuggite! Salvatemi! Diamine! Andiamo! Meglio andare via subito! Lasciate qui! Che presto! Dall'altra parte, via via! Non uccidere i figli, mi prego! Dove pensi che venga? Io non c'entro niente! Niente paura! Lo prenderemo per capitare! Signore, se mi salverò! Le parole di un passante... Dannazione! Sono troppo giovane per morire! Non voglio morire! Aiuto! Cosa in quel mancello? Fugge come una femminuccia. Avanti, viene a dargli un bacio. Prendetelo. Oggi sei di buon umore, eh? Eppure è strano. Oggi non hai ancora ammazzato nessuno e il turno è iniziato da 3 ore. Parecchio per questo. Stancherai, vecchio! 5 anni a chiunque lo ammazzi! Eccolo! Addosso!